Salve a tutti, oggi vi voglio presentare una delle mie allieve che ormai è da quanti mesi che sei con me, Claudia? Il primo lockdown, quindi un anno buono, un anno e Ecco, più. un anno. Sì, da marzo dell'anno Da scorso. marzo, La giusto rinascita un anno. del lockdown praticamente è stata, sì. Ok, allora, ci vuoi parlare un po' della tua storia? Sì, allora, io vengo da un percorso, allora, prima universitario, sono laureata in scienze della moda e del costume alla Sapienza e poi ho intrapreso l'Accademia, un'accademia che si trova a Roma, in cui praticamente ho fatto tre corsi, per avere una formazione completa, quindi stilismo, modellismo e confezione. Infatti il mio diploma è in Fashion Product Design, quindi un corso completo. All'incirca un anno e mezzo, sì, è durato all'incirca un anno e mezzo. E niente, però ok con la confezione, ok con lo stilismo, però per quanto riguarda il modellismo ho avuto qualche lacuna, nel senso che comunque non era neanche tanto l'insegnante perché era bravissima, ma era proprio un discorso di organizzazione accademica che era sbagliato. Il fatto di frequentare un'accademia 3 volte a settimana, quindi dando spazio ad ogni materia, una volta a settimana di conseguenza, essendo 3 materie, non è servito praticamente a nulla, nel senso che comunque non ti ritrovi poi nulla, ti ritrovi di tutto un po' buttato lì, ma non c'è chiarezza, non c'è costanza, non c'è un lavoro continuo, cosa che invece poi quando ho conosciuto lei ho riscontrato sicuramente la comodità di avere online una serie di video tantissimi in cui lei è sempre stata molto chiara, ha parlato sempre in maniera molto diretta, è sempre stata molto disponibile a chiarimenti, e quindi già quello per Ti me è ha tantissimo, aiutato? perché ma sì, ma non so, ma proprio il suo metodo è completamente diverso. Quello che io ho imparato in accademia era un semi industriale, diciamo, era il metodo Callegari. E che l'avevo compreso, ci mancherebbe, anche dato un esame è andato molto bene, però come se non mi fossero rimasti i concetti. E invece poi è arrivata lei con un centimetro e una squa le squadre e la riga e mi ha Squadre. cambiato praticamente, Squadre, neanche squadre, anzi una riga, sì, per, però vabbè, voglio squadre io dire perché poi sono... squadre normalissime, non Sì, squadre ah no, 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 cioè, no particolari. rapportatrici, no, senza squadre rapportatrici, senza roba così, roba strana, diciamo, tra virgolette, e mi ha cambiato un po' tutto cioè, il discorso, nel senso è cambiato, si è facilitato di tanto e finalmente mi sono sentita soddisfatta dei miei cartamodelli, cioè nel senso ti metti lì, ti vedi la tua lezione, ti vedi, che so, per dirti la gonna plissé, la gonna Soleil, la gonna, vabbè, tantissime, soltanto di gonne ne ha messe una marea, poi chi, insomma... si scriverà, si renderà conto che è veramente pieno di contenuti, è veramente piena di contenuti l'Accademia. E poi l'ampliamento alla confezione, perché sì che una comunque è un po' gli anni che cuce, ha fatto esperienze insomma, in vari laboratori, attualmente anche lavoro in un laboratorio, però il dettaglio è quello che comunque fa la differenza nella sartoria e lei... E ce l'ha, insomma, l'ha inserito molto bene, ecco, all'interno del contenuto, dell'Accademia. Tu Quindi sei niente, riuscita a capire? quindi sono felice, sto sempre a cucire, sto sempre a cucire praticamente. Ora che sì, perché sai che c'è, poi ti sentivi scoraggiata perché alla fine, ok, che io so disegnare, ok, la parte la creativa non mi manca da sempre, da No, quando sono no, piccola infatti. che ce l'ho, nel senso. Non soltanto nella sartoria, anche ecco, per esempio questi quadri li ho fatti io, Sì. oppure cioè, in generale proprio, insomma, mi piace l'arte, no? Però ecco, alla fine riuscire poi a sintetizzarla anche bene, nel senso mettere in pratica dal figurino, insomma, la realizzazione finale, la soddisfazione è sicuramente maggiore. Non Certo. basta disegnare, cucire in maniera comunque così, come dire, cioè in maniera Approssimativa. approssimativa, esatto, ma in maniera dettagliata è tutta un'altra storia. Solo la giacca, non so se vuole, forse ve la faccio vedere, no? Quella è Sì. stata
all'inizio. Ora la prendo, un secondo. Ok. Aspettiamo la giacca, eccola qua. Si vede? Sì, si vede. Aspetta, aspetti che metto l'auricolare, ok? Non ha il suo bel colore, diciamo, No, rosso purtroppo no, vivace. perché... Questo, diciamo che penalizza un po' la telecamera, però sì. Aspetti, eh? Forse così si vede meglio. Vabbè, comunque è un Ecco. mattone, è un rosso È un mattone. rosso E mattone che ecco, non. dice... Sì. No, non si vede bene perché... No. Telecamera penalizza moltissimo, però Sì, ecco, perché il Marsa mi... computer non ha una telecamera, Sì. diciamo, però la giacca si vede che l'hai fatta e si vede anche che il revers è un bel revers. Essendo il primo, voglio dire, non ne avevi fatti altri, quindi essendo il primo sei già stata molto brava, giusto? Sì, sono la soddisfazione. Ci vuole tempo per farla perché è la più difficile tra tutte le... insomma, non è una gonna, non è un pantalone, non è un abito come, ecco, come questo, come un tubino, però la soddisfazione proprio per questo è maggiore, nel senso, no? Sì, Diventa... certo. Poi voglio dire, sei andata subito sul complicato. Sì. E quindi anche lì, adesso la prossima che farai sarà ancora più bella, perché Certo. poi man mano uno diventa sempre più bravo. Poi sei una che ha Certo. realizzato parecchi capi, perché Sì, ce li ho qui. Se vuole c'è vederli, li faccio l'abito, vedere. glielo facciamo vedere alla Sì. gente che ci sta guardando. Allora, questo, eccolo qui. È un tubino. Ok, questo è un abito con fodera, praticamente nel corso di Marzia. Sarebbe l'abito con fodera. Sì. Poi la giacca l'abbiamo vista, poi vi faccio vedere altro. Mi date un secondo che devo togliere auricolari e arrivo. Sì. Claudia che ci fa vedere i capi che ha realizzato in quest'anno. Ecco qua. Questo fa parte sempre del discorso, l'ho fatto coordinato alla giacca perché avevo questo trescolana bellissimo Quindi e qui sono i pantaloni, pantaloni, ok? sì. Ecco Pantaloni, poi, mettiamo un attimo qua, questa luce comunque è orribile, mannaggia, oggi ho dovuto chiudere la finestra perché fuori praticamente a momenti piove, quindi... Era inutile mantenere, non c'era proprio, c'era zero luce. Questa è la gonna, l'ho fatta sempre coordinata. Vediamo un po', si vede? Ok. sì, E si vede. gli spacchi laterali ho messo i bottoni, questi bottoni qui, ambo i lati. Sì. Sì, Si vedono, Marzia? si Perché non ti vedono. vedo? Sì, si Ah, ok, vedono. perché la luce? Sì. Ok. E poi adesso vi faccio vedere qualche altra cosa un po' più, meno classica. Allora, per esempio, lui, che mi è Il piaciuto corpetto. tantissimo, sì, questo non l'ho fatto tramite il corso, ma è stato, quindi per farvi capire com'è Marzia, che aggiunge sempre roba, tramite una diretta, una semplice diretta in cui ha spiegato come si È faceva il vero, cartamodo. del corsetto, è vero. Esatto. Mi sono fatta questo corsetto, avevo questa stoffa e ecco, ho fatto questo corsetto con la zitta a vista dietro e mi sono fatta questo corsetto qui. E Che tra poi l'altro la avevo fatto già... telecamera penalizza tantissimo i colori perché questo ha un colore Sì. stupendo, infatti, Sì, qualcosa ha dei si... colori veramente belli. Sì, è un verde, è un trappuntato comunque come Sì. tessuto ed è foderato poi infatti di verde. E poi, per esempio, anche quest'altro, questo non l'hai visto ancora, Marzia, te lo devo fotografare, l'ho fatto 2 settimane fa. Guarda, Carino, è una bello, raffia praticamente, è un tessuto di bellissimo. raffia. E poi ho fatto queste maniche scampanate corte in Scampanate, organza. E sì, bellissimo. poi ho messo questi bottoncini qui. Bello, guarda, è venuto molto bello. Poi te lo Bello anche fotò il bene, però, tessuto che perché non... adesso qui con questa telecamera davvero penalizza. Il tessuto lì è fantastico. È un tessuto veramente bello. Sì, è bellissimo.
perché non si vede proprio questo Eccolo. tessuto. Guarda, adesso che lo muovi così con la È mano si una nota rocca, già di sì. più, bello, molto bello. Ma dove vai con tutti questi abiti? Vai a Ok. ballare? Che non c'è nemmeno Dove la vado? No, è possibilità di esperienza. andare a ballare. Ci hanno È tanto chiusi. esercizio. Quello sì, È che è solo esercizio. importante. Poi hai una E bellissima poi lo camicetta che ho so. visto che hai indosso. Ah, sì, questa l'ho fatta, sì. L'ho fatta, sì. Ah, ve la faccio vedere. È questa, sempre di organza, sì. Ho Sì. fatto la manica in questo modo, ho messo l'elastico per fare questo effetto. E poi allora il giro è sceso, ok? Tutte cuciture inglese. E poi dietro ho fatto le capsuline. Non so se si vedono, Sì, si Marta, le capsuline vedono. con i bottoncini. Sì. No, è una roba un po' chic, così, Sì, bella. direi di sì. Ed Direi è che sì. facile da fare, niente di, non è difficile da fare, più sbrigativa. E poi un'altra bellissima notizia, che fra un po' andrai a lavorare e si spera, eh? Speriamo. Diciamo che il periodo che sto passando non è dei migliori, però per altri motivi. E quando ti crolla il mondo addosso e poi ti arriva la notizia, quella che non ti aspetti, un po' ti rincuorano e ti metti un po' sul morale. Quindi speriamo, mi sto impegnando tantissimo e anche grazie a te, insomma, le cose che mi hai insegnato, ho passato i primi colloqui e mi auguro, ecco, di fare veramente una bella figura alla prova e mi auguro che mi E prendano, mi assumano, insomma, perché ci tengo comunque è un atelier tanto. importante il fatto che Eh ti sì. abbiano accettato a fare la prova. Adesso vedremo, ma io Sì. sicuramente credo che la passerai senza problemi. E Me lo auguro. sì, vedrai che va tutto bene. E poi io sono la prima tifosa che tu hai e quindi voglio sapere proprio come andrà a finire. Ok? Va Allora, bene. io ti ringrazio tanto per questa testimonianza che mi hai regalato, che hai voluto dare al mio corso e ti faccio un grande in bocca al lupo e Grazie di lupo. naturalmente ci continuiamo a mantenere in contatto come al Sì. solito, se avrai Sì. bisogno sai che puoi contare su di me, Sì. Hai eh? Ok. sempre dato la massima disponibilità, infatti questa è una cosa che apprezzerete di Marzia quando la conoscerete, perché è una persona squisita, che è sempre disponibile, oltre nel senso, non è soltanto il discorso professionale, è proprio il discorso umano che fa la differenza, a mio avviso. Perché ce ne sono tanti gli insegnanti, no? Che Sì. magari sanno spiegare, però il fatto che lei ha sempre il sorriso, ti coinvolge, ha una fortissima Ah, io mi passione. coinvolgo. Io quando sento che siete in difficoltà cerco di fare di tutto per darvi una mano. Sì, quello sì. Perché E quella sono fatta così, poi mi dispiace. Deve servire a qualcosa questo corso, giusto? Certo, dice, ma più che altro è la fortissima passione che hai, che è legata anche alla mia e quella di altre persone. Se no non stavamo ancora qui, insomma, no? Nel senso, dopo un anno a seguirla ancora, a stare lì il venerdì, a aspettare la diretta, cioè comunque si è felici di farlo, nel senso, no? Non è una cosa che poi che fai e abbandoni, no, è un percorso e ormai, cioè, ce lo porteremo per Percorso. sempre, finché ci sarà, insomma, lo continueremo a. Continueremo a intraprenderlo Certo. nel senso. Ok? Ok, Grazie. grazie a te. Ciao. Grazie Buona mille, buona giornata. giornata. Buona Grazie. giornata.